Un convegno stamani sul ruolo degli ecomusei nella tutela e costruzione collettiva del patrimonio territoriale. Attraverso la valorizzazione del patrimonio locale, l'ecomuseo lavora attivamente per lo sviluppo della popolazione, progettando insieme il futuro e la crescita felice della comunità. Questo approccio si basa sulla partecipazione attiva dei residenti che diventano protagonisti nella conservazione e valorizzazione delle proprie tradizioni, conoscenze e risorse naturali. L'Ecomuseo del Castagno si impegna a creare un dialogo continuo con la comunità, coinvolgendo cittadini di tutte le età in attività educative, culturali e ricreative. Esattamente 10 anni fa, nel 2014, a luglio, veniva approvata dalla regione siciliana, dal Parlamento siciliano, la legge all'unanimità. L'intero arco costituzionale politico ha partecipato attivamente all'approvazione di questa legge che abbiamo presentato perché pensavamo che si dovesse scrivere una nuova pagina della cura del territorio in Sicilia. Gli ecomusei hanno rappresentato fin dagli anni 70 dei processi vincenti. Processi vincenti che chiaramente hanno bisogno di un'interlocuzione politica, ma anche ovviamente comunitaria. E a 10 anni la legge regionale è ovvio che questa legge ha bisogno di essere in qualche modo emendata, aggiornata, per fare in modo che le politiche territoriali promosse dagli ecomusei attraverso processi partecipativi riguardino non soltanto la cultura, ma abbraccino tutti gli altri aspetti. Ma sono molto felice di essere qui per creare connessioni con altri ecomusei che stanno nascendo in Sicilia. L'Ecomuseo Mare Memoria Viva a Palermo è uno strano esperimento di ecomuseo in un contesto urbano. Noi siamo un ecomuseo del paesaggio costiero, della costa urbana della città e, diversamente forse da altri ecomusei, raccontiamo una storia che è soprattutto di ingiustizia ambientale e di ingiustizia sociale, perché insomma, la costa palermitana purtroppo viene devastata dal sacco edilizio e il lavoro che facciamo adesso, in questo c'è bisogno di alleanze con gli altri ecomusei, con chi si batte per la difesa e la rigenerazione del territorio. Ecco, il lavoro che facciamo adesso nel presente è proprio quello di provare a ricostruire a partire da quello che c'è, non negando la marginalità che è stata creata, non negando le problematiche ambientali, ma coinvolgendo gli abitanti, i bambini, le bambine in un lavoro di reimmaginazione.